abbiamo un piccolo paradiso, no? Mi hai distrutto. L'ho fatto apposta, stavo pure. Anche perché per noi è un atteggiamento viene naturale, normale, noi basiamo tutto su quello che è questa parola che spesso se ne fa uso, abuso, consumo, ma poi forse nell'essenza, nell'entità non viene presa proprio nel, in quello che è il suo grande significato, cioè basiamo tutto sull'amore, ma l'amore è gratuito. Abbiamo un laboratorio, questo laboratorio è con dei ragazzi diversamente abili, che per noi sono linfa, ossigeno, di tutto. Noi, mi permetto di dire, noi non saremmo nulla senza di loro. Bravo, c'è nessuno. Nulla, proprio nulla. Cosa abbiamo fatto? Niente. Abbiamo soltanto scommesso su quelle che sono le capacità di ciascuno. Ma quando dico di ciascuno, non dico solo le capacità di ciascuno, di loro. Le capacità di ciascuno, cioè di tutti, quelli che noi abbiamo. Quindi puntiamo molto su quella che può essere l'autonomia per loro, ma alla fine è uno scambio reciproco di competenze, capacità, affetto, cuore, anima, molta anima. Penso che chiunque venga nella, come posso dire, nell'atteggiamento giusto entri da quella porta, con l'atteggiamento giusto lo possa anche respirare. Dico, il testimone è centrato, il discorso è entrato, Rocco. Centrato, stato, vissuto, ecco, e Mauro ormai si è avvicinato. Mauro non c'è anche me, Mauro quando arriva piange, piange tanto, diciamo. E Pasquale, ora lo perché uso una parola che non si dicono le parolacce, ma io si devo dire, ho la distrutta. E detto che Pasquale non l'avevo mai visto commuoversi e ieri invece si commuove. Per noi invece è una routine. Ora, se voi veniste da me, chi non sa in quella destra, ma come stai pazza io che idratta questi ragazzi? Perché io non li tratto da diversi. Non lo tratto. Lei sì. E quindi la mamma tante volte è la persona autorevole, perché è giusto che deve venire ricoverati, deve richiamarli. Ma soprattutto siamo tutti normali nella nostra. Non dico diversità, anormalità, perché ognuno di noi è un po' autistico, ognuno di noi è un po' schizofrenico, ognuno di noi è un po' down, ognuno di noi, nel senso che chiunque entra lì dentro, non possiamo dire guarda questo ragazzo speciale, perché noi impariamo da loro, questo lo possiamo dire. Siamo sempre in cammino, ci sentiamo sempre in cammino, con loro possiamo lavorare, lavoriamo la ceramica, lavoriamo. Quello che viene risposto qua è tutto il legno, ma cerchiamo di recitare le poesie anche in dialetto, ormai stiamo facendo una su Messina, e cerchiamo di recitare in generale, di leggere, chiacchieriamo, parliamo di qualsiasi argomento, facciamo un po' di casino perché è più giusto, ecco. E quindi niente, a noi fa piacere se poteste venire un giorno, rispondo e posso venire a passare un attimo a venirla a trovare, perché loro sono contentissimi quando ricevono delle visite. Noi teniamo la porta aperta anche d'inverno, vero Rocco? Assolutamente sì. Di questa banda. Sì, la conosco questa banda. Rocco viene, se sei tu, una fotta d'argilla, con noi, lavoratore d'argilla, si è messo. Questi bandini. Con i miei fratelli. E quindi niente, questo volevamo dire. Noi abbiamo iniziato da nulla nel circa 14 anni fa, 13 anni fa, 14 anni fa. Con una scommessa. Proviamoci, bravo. Io un'altra pazza che non c'è più purtroppo, che si chiamava, noi diciamo, parliamo sempre al presente perché la sentiamo presente, Ninni Stillone. Che ha trascinato poi anche suo marito, che non c'è più neanche lui, ma un grande artista, qualcuno di voi l'ha conosciuto, Aurelio Valentini. Sì, loro erano i nonni della nostra associazione. Poi per non dar mancare Ninni, a noi è sembrato giusto mettere il suo nome, perché comunque gli è stata l'anima. E poi invece da cosa piccola poi diventata quello che noi siamo ora, che non ci riteniamo una realtà che fa rumore. Perché purtroppo noi è come se agissimo un po' dietro le punte, no?
a noi non piace molto metterci molto in lustro. Allora, lavoriamo molto dietro le quinte, ma perché abbiamo una priorità, che sono loro. Ma sì, quindi a noi non interessa metterci in luce e dire ma esistiamo noi, siamo poveri e pacci, nel senso che noi andiamo avanti, lo posso dire grazie alle famiglie che ci danno fiducia, perché non abbiamo finanziamenti, non abbiamo niente, però abbiamo tanta buona volontà dei genitori che si fidano di noi, d'altronde se ci rimandano da 13 anni ci sarà un motivo. Se abbiamo iniziato con 5 ragazzi, ora ne abbiamo 15, ci sarà. Perché? Perché è la nostra tristezza quando lui no a qualcuno che non possiamo accogliere, ma per gli ambienti, perché dobbiamo comunque fare un buon lavoro per loro, quindi non ci interessa il numero, non interessa la qualità. Basta. Poi io vi ringrazio. Noi siamo a Provinciale, a Palazzo Palano. Al Palazzo Palano, non è difficile trovare, accanto al calzolaio, molto facilissimo. C'è una bella insegna scritta Mini Lab, i nostri amici artisti hanno contribuito ad aiutarci, siamo stati sempre aiutati dagli artisti. Facciamo diciamo che diamo un piccolo contributo all'arte anche noi, però poi abbiamo un grande contributo degli artisti che ci circondano.